Ciao a tutti, smetti di inseguire una persona specifica e invece fallo, ti inseguiranno. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai le notifiche di nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e veniamo al tema, veniamo al tema. Smetti di inseguire una persona specifica e invece fallo, ti inseguiranno. Allora, se tu ti concentri su una persona e dici, io lo amo, io lo amo, io voglio lui, io voglio lei, insomma, dipende, entrerai in uno stato di negatività, inizierai a trattare questa persona come una divinità, e se tu tratti una persona come una divinità o come una celebrità, verrai trattato come un fan, verrai trattato come una persona di poco valore. La chiave è quella di capire, diciamo, la dinamica del potere di seduzione, del potenziale di seduzione, e bisogna cambiare modalità in modo tale che siano le altre persone che ti inseguono, che ti cerchino. Purtroppo, noi spesso ci ossessioniamo di una persona. I motivi possono essere molteplici, ma qualunque sia il motivo, è frutto di una non corretta visione della realtà. Perché se tu sei ossessionato di una persona è perché in qualche modo ha scatenato, diciamo, è andata ad agire sui tuoi turbamenti emotivi. E ovviamente, quando andando ad agire sui tuoi turbamenti emotivi, ti ha generato, diciamo, delle situazioni che non dovrebbero sussistere. Il fatto che tu pensi in modo erroneo che quella sia l'unica persona che possa darti la felicità, con la quale puoi stare bene. Invece non è così. E più sarai ossessionato da una persona, più la cercherai, più verrai fatta rimbalzare o verrai fatto rimbalzare. Ora, inseguire qualcuno è un problema, perché le dinamiche energetiche agiranno contro di te. Ogni volta che vai a inseguire qualcuno, che ti fissi su qualcuno, minori saranno le possibilità di conquistarlo. E maggiori saranno le possibilità che questa persona eventualmente ti tratti come una seconda scelta, eventualmente ti tratti come una persona di basso valore. Ogni volta che tu vuoi attirare una persona specifica nella tua vita, quello che succede è che finisci per metterla sul piedistallo. E quindi mettendola in alto, mettendola su un piedistallo, la allontanerai automaticamente da te. Quindi questo è profondamente sbagliato. E ho visto tantissime volte succedere fatti di questo genere, per cui è veramente sbagliato. Quello che bisogna fare invece è iniziare a dare valore a se stessi, iniziare a ripetere, nei momenti in cui vivi un'emozione, nei momenti in cui vivi uno stato emotivo, ripetere il mantra: io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Quindi inizierai a rafforzare la tua personalità, inizierai a dare valore a te stessa, a te stesso, inizierai a migliorare la tua autostima. E anziché concentrarti su una persona specifica, se tu vuoi vivere una relazione sentimentale affettiva, inizierai semplicemente a interagire con tante persone, presentandoti semplicemente al meglio. Presentarsi al meglio cosa vuol dire? Vuol dire presentarsi come una persona sicura di sé, e devi diventarlo. Come una persona che si prende cura di sé, se sei donna devi imparare a coltivare la tua femminilità, perché questo è un punto molto importante, e interagire con tante persone in tanti ambiti, ambiti offline, diciamo, in ogni circostanza, quando tu incontri, interagisci con qualcuno, ma anche in ambito offline, se tu interagisci, diciamo,
Anche in ambito online interagisce attraverso i social. A proposito di social, è molto importante curare una pagina o più pagine social, Instagram, Facebook, YouTube, non so quelli che sono, in modo tale da dare un'immagine positiva di te, un'immagine sicura di te. Nel momento in cui tu inizi a valorizzare te stessa, inizi a dare forza a te stessa, inizi a prendere in considerazione te stessa, diciamo, inizierai a mettere delle energie diverse, inizierai a far sì che le persone inizieranno a concepirti, a percepirti come interessante, anche perché non darai la tua disponibilità a tutti. Ovviamente perché frequentando, uscendo, vedendo, avendo tanti impegni, coltivando le tue passioni, non avrai proprio anche materialmente il tempo per vedere tutte le persone. Quindi darai solamente il tempo a chi dimostrerà, diciamo, di comportarsi, di mettere te su un piedistallo. Ovviamente attenzione anche qua a non cadere nel love bombing e non cadere in quello che ti esalta, perché questo è facile, ovviamente. Cadere anche nel meccanismo del love bombing e poi rimanerci male. Tieni presente che una persona equilibrata si comporta da persona equilibrata, quindi quando si tratta comunque di attirare l'amore nella tua vita, se metti qualcuno su un piedistallo, quello che fai è separarlo vibrazionalmente da te. Quindi devi semplicemente interagire con le persone, vedere come le persone si comportano con te e anche quando una persona dimostra subito, diciamo, di essere interessata, anche se ti piace, devi andare coi piedi di piombo. Occhio a non cadere nel love bombing, vittima del love bombing, perché è facile, che ci siano anche persone che utilizzino questa strategia, no? Quindi, invece, una volta che, le persone si interesseranno a te, tu dovrai vedere esattamente quali fatti fanno, con quali dinamiche e tenere presente che la fretta da questo punto di vista è cattiva consigliera. Bisogna prendersi il tempo giusto per valutare le situazioni e devi concepire te stessa, te stesso, come una persona di valore, una persona che merita il meglio. Quindi alza l'asticella. Siamo in un pianeta sovrappopolato, quindi l'unica cosa che non manca non sono le persone. Molto meglio, diciamo, non iniziare una storia sbagliata, non entrare dentro una storia sbagliata, che poi uscirne una volta che ci sei entrato, perché poi potrebbe diventare un po' più difficile quando ci sei coinvolto. Un po' come dire, molto più facile evitare di smettere di iniziare a evitare di iniziare a fumare che poi smettere di fumare. Ecco, quindi segui queste indicazioni, fai focus su te stessa, su te stesso, presentati al meglio, differenzia appunto le conoscenze e vedrai che naturalmente attirerai persone giuste e riuscirai a ottenere dei grandi risultati che neanche la tua più fervida immaginazione può pensare di poter ottenere. Bene. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok. Ti ricordo ovviamente di iscriverti al canale e attivare la campanella, perché attivando la campanella riceverai la notifica dei nuovi video. Inoltre ti ricordo che sul canale è possibile abbonarsi, basta andare nella home page, tastina abbonati, vicino a tastina iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. Ciao a tutti!